Ciao a tutti, oggi vi portiamo al cinema. Negli ultimi anni il cane è diventato una componente importante della nostra quotidianità e parte integrante delle nostre famiglie, al punto che sempre più film e cartoni animati parlano di lui, molto spesso facendolo in maniera approssimativa e superficiale, contribuendo a creare e diffondere luoghi comuni non proprio corretti. Qualche esempio? Cominciamo con Lily e il vagabondo. Tesoro si addormenterà subito. No, no, Lily. Ecco il tuo lettino. È questo qui. Oh, Jenny caro, non vuole star sola. Non credi che potremmo, almeno per stanotte? No, tesoro, se dobbiamo mostrarle chi è che comanda, dobbiamo essere severi fin dal primo giorno. Questo approccio è totalmente sbagliato, in quanto non tiene conto dei fabbisogni e delle competenze emotive del cucciolo, che all'inizio non sarà in grado di gestire distacco e solitudine. È pertanto consigliato all'inizio far dormire il cucciolo con noi affinché si senta protetto e accolto e gradualmente abituarlo a un distacco in modo che sia capace di gestire tempo e spazio propri anche in solitudine. Isolare un cucciolo durante la notte o per tempi medio-lunghi comprometterà la nostra relazione con lui in quanto non si sentirà accolto e protetto dalla sua famiglia. Causerà l'insorgenza di stati d'animo negativi e di percezioni pessimistiche sia di se stessi che dell'ambiente che ha intorno e inoltre abbasserà il livello di sopportazione di stress e di frustrazione. E infatti Lady, stop that now. Stop it. Così facendo si compromette la fondamentale fase di crescita dell'attaccamento, che prepara il cucciolo all'adolescenza e quindi all'età adulta. Sull'importanza di questa fase, i rischi, i benefici e le derive ne abbiamo parlato in questa approfondita intervista che trovate in descrizione. Altro protagonista di Lily e il vagabondo è Whisky, il simpatico Scottish Terrier. Quattro passi là e poi per di qua, al mio ripostiglio sicuro. E il momento può venire che un altro osso può servir. È meglio provvedere al futuro. Il comportamento di costituire delle riserve alimentari è molto comune, soprattutto nei randaggi, e rientra un po' nelle azioni programmate per il futuro. Di questo ne abbiamo parlato con il professor Biagio Daniello in questa intervista. Il cane è in grado di programmare delle azioni? Beh, il cane, così come altri animali, fanno provviste, nascondono degli oggetti. Questo, diciamo, potrebbe essere, entro certi limiti, una programmazione per il futuro. Però non è legata al linguaggio questo, quindi il cane ha questa diciamo programmazione per il futuro, però se noi gli diciamo domani vai a prendere l'osso che hai nascosto, ovviamente il cane non lo recepisce questo messaggio, andrà a prendere l'osso nel momento in cui ci sarà lo stimolo della fame, ecco. Quindi diciamo il principio di costituire delle riserve riguarda solo dei momenti di necessità, no? Esatto, cioè quando c'è lo stimolo della fame il cane sa dove reperire il cibo se non riesce ad ottenerlo sul momento. Come ultimo estratto di Lily e il vagabondo non potevamo non parlare di Fido, il saggio Bloodhound e il suo dorato. Che fai? La pista. Seguo la pista.
guardiamo le cose in faccia. Lo sappiamo tutti e due che hai perso l'odorato. L'odorato? E in effetti il Bloodhound, o cane di Sant'Uberto, rappresenta il re dei cani da pista. Grazie alle sue competenze olfattive e la sua memoria olfattiva, è in grado di individuare anche le più microscopiche molecole lasciate sulla traccia, anche con condizioni meteo imperve e anche a distanza di molto tempo. È talmente specializzato che il suo odorato rappresenta una vera e propria prova durante il dibattimento negli Stati Uniti. Anche nella famosa serie Dr. House si parla di cani, solo che se ne parla così. Se il tuo cane la fa dentro casa, gli fai le carezze sulla testa e gli dici bravo no, arrotoli un giornale e gliele suoni. I cani imparano, House non ci riesce. In questo modo il cane avrà paura della propria famiglia e si sentirà insicuro e minacciato persino a casa sua. Ci sono tre motivazioni per cui un cane sporca in casa: perché non è abituato, per il suo stato di salute o per condizioni mediche o per questioni emotive. In tutti e tre i casi la violenza non è mai la risposta. Tendenzialmente il cane non sporcherebbe mai in casa sua. Per abituarlo servono costanza e pazienza. Occhio ai momenti critici della giornata, ovvero dopo i pasti, dopo che si sveglia, dopo aver giocato o dopo le forti emozioni. Se saremo coerenti, sarà il cane ad avvisarci quando dovrà sporcare. Per quanto riguarda le condizioni mediche o lo stato di salute, se ne parla col veterinario di eventuali effetti collaterali di terapie o assunzione di farmaci. In quel caso si porta pazienza e si cerca di affrontare al meglio la situazione. Per quanto riguarda le questioni emotive, bisogna individuare la vera causa che si nasconde dietro quel comportamento, cosa non sempre facile e agevole. Ecco perché è consigliabile rivolgersi a un professionista che affronterà il problema e aiuterà il cane. A proposito, questo lasciamolo perdere. L'ultima curiosità di oggi ce la offre la carica decente 1. Che strana razza. Davvero poco comune. Questa no. Beh, vediamo un po' chi arriva adesso. Un po' troppo bassa. No. Oh! Guarda un po' là. Quella sì che è una razza di lusso. Beh, forse un tantino troppo di lusso. Sì, decisamente troppo. Troppo vecchia. Troppo giovane. L'idea molto comune che cani e proprietari si somiglino trova dei riscontri anche in ambito scientifico. In questo studio, descritto nel nostro articolo, infatti, si dimostra che a seguito di manipolazioni, carezze e interazioni, cani e proprietari condividono anche il rispettivo microbiota, ovvero la sterminata popolazione di batteri, virus e funghi che ospitiamo non solo all'interno del nostro apparato digerente, ma anche in bocca e pelle. Ed è proprio questa condivisione, questo scambio di virus, batteri e funghi tra noi e i nostri cani che ci rende molto molto affini. Un bel film, un bel cartone animato ci rilassa, ci diverte. L'importante è prenderli per quelli che sono, ovvero intrattenimento e non verità assolute.